Benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi vedremo come creare una maschera sui nostri video e su di essa applicare i diversi effetti che abbiamo a disposizione sul nostro Corel Video Studio. Quindi non dobbiamo fare altro che andare su uno dei nostri video, caricarlo, quindi clic con il tasto sinistro del mouse e portarlo nella nostra timeline. Quindi vedrete che abbiamo portato il nostro video ed è pronto per essere lavorato perché è già messo in evidenza. Per accedere alle funzioni di maschera ci sono due possibilità. La prima, la più semplice, possiamo cliccare su questa icona nella nostra linea di lavoro e che ci verrà appunto detto dal nostro programma creatore di maschera. Tasto sinistro del mouse ed ecco che si apre questa schermata che ci porta a tutte le funzioni per poter creare la nostra maschera a cui poi applicheremo gli effetti. Un altro metodo è sempre mettendo in evidenza il nostro video, tasto destro del nostro mouse, andiamo nella funzione creatore maschera ed ecco qui che si apre la stessa schermata. Gli strumenti a nostra disposizione sono il tipo di maschera. Il tipo di maschera può essere applicata sul video, quindi in questo caso su questa immagine in movimento o può essere applicata su immagini fisse e quindi su fotografie e quant'altro. Può anche essere ferma, cioè una maschera che rimane posizionata sempre nello stesso punto del nostro video, mentre quella che verrà creata sulla voce video sarà una maschera in movimento. Le nostre maschere possiamo crearle o con i pennelli, come in questo caso. Ci permetterà di creare una maschera, come in questo caso, tutta intorno alla nostra rosa. Ecco così. Ne andremo con i bordi a riempire, dovrà poi essere riempita perché tutto quello che viene messo in evidenza in verde e poi in azzurro sarà quella che è la nostra maschera. Quindi noi andremo a riempire tutta la zona che noi desideriamo diventare maschera a cui poi applicarci i nostri effetti, dovrà essere ovviamente evidenziata. Ecco qui. Questa sarà poi tutta la nostra maschera a cui noi applicheremo i vari effetti. Possiamo lasciarla oppure anche toglierla. Se vogliamo toglierla perché abbiamo commesso un errore o comunque decidiamo di fare altro, clicchiamo sulla nostra croce e questa svanisce. Abbiamo anche la funzione per creare una maschera quadrata, nel caso in cui noi volessimo utilizzare degli angoli perfettamente giusti, perfetti. Se dobbiamo, come in questo caso non è perfetta perché abbiamo lasciato fuori un angolino, ci portiamo su questo simbolo che sono gli strumenti di modifica e possiamo posizionarla, la nostra maschera, in qualsiasi punto dello schermo. Sempre come prima, la cancelliamo. Qui vediamo in evidenza invece l'ellisse si crea come per il rettangolo tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, creando creando un'ellisse come in questo caso, ecco qua, che va a prendere la nostra rosa. Possiamo anche questa spostare più o meno, ecco qua. Questi sono per rilevare il movimento della nostra maschera nel caso in cui noi volessimo che questa segua il nostro video. In questo caso è una rosa ed è fissa. Andiamo a prendere la nostra forma a ellisse, ci posizioniamo qui in alto in modo da crearla abbastanza grande. Ecco qua, la facciamo leggermente ovale, rilasciamo, diamo l'ok e noi abbiamo creato la nostra maschera di ellisse sul nostro video. Ora dobbiamo, perché questa sia messa in evidenza, creare un effetto. Quindi andiamo su effetti, andiamo a cercare un effetto che si possa adattare alla nostra immagine, ecco in questo caso questo. Lo prendiamo, tasto sinistro del mouse, lo trasciniamo sulla nostra cartella effetto, progetto e vediamo che cosa abbiamo ottenuto. Evoluzione in bianco e nero,
della nostra rosa. Non è molto chiaro, quindi non possiamo far altro che andare sul video degli effetti, tasto destro, apri pannello opzioni e abbiamo le opzioni dell'effetto che noi abbiamo appena creato. Quindi possiamo aumentarlo, diminuirlo, facciamo questo che è un pochino di più. Ecco, qui abbiamo il pannello dove noi possiamo variare il nostro effetto. Ecco, vediamo che ha delle caratteristiche poco chiare perché è molto molto leggero come effetto, quindi torniamo sul nostro primo frame. Colore della linea possiamo scegliere, in questo caso la messa bianca, possiamo optare per un colore particolare, non so, ecco questo fucsia. Ovviamente scegliamo una tonalità piuttosto chiara, quindi cercheremo di abbassarci per creare, ecco qua, un rosa pallido, un ciclamino pallido, così diamo l'ok, vediamo. Quindi dobbiamo creare l'ultimo frame che ovviamente abbiamo lasciato in bianco e nero. Cambiamo il colore anche di questo frame, quindi ci porteremo sulla cartella più o meno del tono che abbiamo scelto, quindi di un fucsia, e non facciamo altro che variare il colore. Quindi cercheremo di bel viola carico, ecco così, clicchiamo ok. Possiamo dare anche un colore allo sfondo se il bianco non ci piace, optiamo per un ciclamino molto pallido, come in questo caso. Vediamo che cosa abbiamo ottenuto, se la nostra lavorazione ci è gradevole. Creiamo un punto di lavoro per variare questo colore, che è risultato troppo scuro. Va bene, quindi vediamo, diamo l'ok. Vediamo sul nostro che effetto abbiamo ottenuto. È una cosa che rimane troppo chiara, quindi non facciamo altro che andare su tasto destro, pannello opzioni, cancelliamo questo tipo di effetto, vediamo di cercarne un altro che possa essere un pochino più evidenziato sulla nostra rosa. Possiamo creare di tutto, non è. Vediamo, bianco e nero, ecco qua. È gradevole, quindi non facciamo altro che confermarlo. Per creare questa maschera non dobbiamo altro che cliccare in qualsiasi punto del nostro video. Modifica maschera e ci darà la funzione di modificare la nostra maschera nel caso in cui non andasse bene. Quindi cosa dobbiamo fare? Cancelliamo, riprendiamo il nostro effetto ellisse, vediamo di qua, ecco così, abbiamo coinvolto tutta la maschera. Perfetto, clicchiamo ok e vediamo che la nostra maschera prende finalmente tutta la nostra rosa. In questo caso l'effetto di bianco e nero è sulla rosa stessa, possiamo anche invertirlo, quindi cosa facciamo? Tasto destro, pannello opzioni, tasto sinistro, cancelliamo.
Apriamo la nostra prima immagine, quella su cui noi abbiamo effettivamente creato l'effetto. Prendiamo l'effetto, quindi tasto sinistro, lo posizioniamo sulla nostra maschera, sul nostro video iniziale, perdonatemi. Clicchiamo progetto e vedremo che l'effetto è applicato sulla nostra rosa. Ecco qua. E per oggi questo è tutto, vi saluto, alla prossima, ciao ciao!